sale di Leonardo, che fin dal 1484 lo definiva sicuro, coperto, inoffensibile, che penetra tra i nemici con le sue artiglierie, capace di porre in fuga gran moltitudine di gente. Il carro armato, più che ausiliario della fanteria, è un'arma autonoma che ha sconvolto la tecnica e l'arte della guerra. Mano ferma, polso sicuro, grande abilità tecnica, amore del rischio, sprezzo del pericolo, ecco le qualità richieste ai carristi. E quelli italiani hanno già scritto su ogni fronte pagine di eroismo. Se ne prende Fantozzi quando faceva il kamikaze, diceva no no vai te, vai tu belli Fantozzi, bellissimo. Io non sopporto super Fantozzi, il film Super Fantozzi, raga, io non so... fun. Ma tu l'hai visto Dictator, il film Fantozzi, che tra l'altro non si chiama neanche Fantozzi, si chiama, va bene, altra roba, che lui fa tipo l'attendente di Mussolini. Aspetta, com'era? Aspetta, come si chiama? L'ho visto. Quando c'era sì. Lui, mi pare. Quando c'era lui. Quando c'era lui. Sì, che lo sfottono e lui. Sì, no, ma è bello perché faceva tipo il cosa là, il maggiordomo, possiamo dire, l'aiutante. Lui e un altro facevano gli aiutanti di Mussolini e... Sì, che poi in palestra lo prendono per culo, perculano col pallone a fare il gioco della palla e lui tocca in testa a Mussolini. Bellissimo. Sì, mi sembra quando c'era lui comunque, sì. Sì. No, c'erano alcune scene che erano bellissime, tipo Vittorio Emanuele, il re Vittorio Emanuele aveva una foto piccolissimo. Era tipo un nanetto, aveva perfino la rotella sulla spada quando andava in giro, perché ovviamente ultimamente spada... sciaboletta, sa, ci sarà un motivo. E poi avevano tipo storpiato il nome, tipo Badoglio lo chiamavano Brodaglio. il Laido Brodaglio. Dai Grigus, partiamo, dai. Io sono pronto. Comunque devo dire una cosa, non sopporto, perché ovviamente è sempre una cosa personale, per carità, i gusti, dei gustibus ovviamente, però non sopporto la gente quando non parla male di Fantozzi, che o non fa ridere o perché non capiscono, diciamo, la ironia del Fantozzi, del se film. Lo capisci come film, se ci fai caso, se lo capisci come film, rappresenta la situazione dell'italiano medio dell'epoca. Esatto, cioè è molto... Più ignoranti quanto uno possa pensare. Ma lasciamo stare il discorso sfiga, che lui è sfigato, tutto il resto appresso. Esatto. Però è l'italiano medio dell'epoca, non ti puoi lamentare. È una realtà scomoda. È una realtà scomoda, esatto. Bravo, il termine è giusto, una realtà scomoda. Nell'azienda il superiore non ti potevi lamentare, se no rischiavi di perdere il lavoro. Cioè, una realtà scomoda. No, ma infatti io lo apprezzo più per l'idea della saga di Fantozzi. Ma al di là che può essere comico o non comico, ma proprio il concetto... Perché è molto tra il comica e sfonda un po' nel grottesco. Esatto. Molte persone che non hanno il gusto per il grottesco, tipo, magari possono essere un po' inorridite. Io so che uno dei miei preferiti è quello di lui al biliardo, perché comunque c'ha una rivincita alla fine. Molte delle sue ispezioni non hanno rivincita. Sì, è vero. Come posso dire, eternamente, cioè l'eterno supportato. No, ma lui infatti fa vedere come si fatica nella vita, perché effettivamente quello è il concetto, diciamo, un po'... Oh, raga, ma là! Aia! Madonna, io me ne scappo. No, madonna, sono messi malissimo, ci stanno attaccando. Sì. Ma stanno sulle colline, stanno. Le colline hanno gli occhi. Le forze nemiche hanno conquistato una zona. Vabbè. Ma dai, ci hanno sorpreso dall'alto, sono caduto... Sono caduto nella trappola come un cretino, bro. Esatto, ma chi è Teutoburgo? Bravo, mi sono sentito i romani a Teutoburgo. Ho detto proprio bene. È una bella cosa sentirsi i romani a Teutoburgo. Cioè, ma che cavolo? Qualche storia antica. Ma non si fa così. Siamo morti malissimo tutti. Siamo andati no, ma ci hanno preso dall'alto. Non li riuscivamo a colpire. Varo, ridammi i miei cannoni. Il T-34 lì. Vabbè, ma guarda che... Guarda che roba. Non
dall'alto. Cioè, io dopo un po' ho cominciato a indietreggiare, ma non avrei mai più di 34, fuoco di artiglieria, qualche altra cosa. Mi hanno detto che il Gustav là è piantato da qualche parte. Raga, è impossibile colpirli là sopra. Come li colpiamo? Facciamo il giro e andiamo da qualche altro parte. No, e dobbiamo girare dall'altro lato. Dove andiamo? È lì. Sì, ragazzi, dove andate? Qua è una trappola, Dove andate? Dall'altra parte. E qua c'è un sentiero in salita molto molto coperto. Dove sono io adesso? Io vado in basso, vado giù. Dove stanno gli altri? Che poi io non ho mai capito una cosa, i sassi quanta capacità di penetrazione hanno? I proiettili. Cioè le rocce, quelle cose là. Cioè uno, tu sei in grado con un proiettile di spaccare una montagna, no? Una montagna? Cioè, ma non le hanno spaccati i proiettili navali. Ma con una, se, tipo una batteria navale da 400 e qualcosa millimetri spara una montagna, cioè, comunque. Aia, ci stanno struppiando di palare. Grima, tu dove sei? Non te vedo. Una montagna. È fatto come Maometto, esatto, sei andato sulla montagna. Sì, esatto, Maometto. Però mi sparano dalla montagna. Mi sparano. Ah, guarda, perché ce n'è uno sotto la montagna, ma io adesso l'ammazzo. Quando si dice che è la montagna che va da Maometto. Allora, abbiamo notato che il nemico sta vincendo, ha fatto metà strage della nostra squadra in... No, wow, prima c'ha proprio. Ci ha fatto raso terra. Però c'ha proprio piallato proprio prima. Tiro la quaglia col cannone. Come si dice, tira la quaglia col cannone. Bravo, sembravamo gli aerei giapponesi col tiro a piccione americano. Mi sono immaginato, avete visto. Chi ha visto Monster vs Alieni contro mostri? Il film della Dreamworks, quello animato. Aspetta che c'è un M10 che fa. Un M10 che io l'ho colpito però, solo che non gli ho fatto niente. Vieni distrutto, vendicato. Ok, mi hai vendicato. Gliel'ho dato però un colpo ben assestato all'M10. Il tuo valore verrà riportato. Ma avevo l'autoblindo, dai, potevo mai bucare l'M10 con l'autoblindo. Dica. Guarda, vai un po' più avanti. Guarda, ti sparo verso te per indicarti la mia presenza. Guarda, vedi un colpo di cannone. Sì, dica. Guardami, vediamo se mi vedi. Sì, ti vedo. Guardami. Ci provo, ecco. Che dove? Che cazzo? Ho preso una scorciatoia. Dove cacchio sei andato? Oh, Dio, che sta sparando. Non ancora integro, ecco. Ho fatto un volo che avrebbe ammazzato tutto l'equipaggio, ma invece stanno bene. Sì, ti sei buttato malissimo, questo tossico. Il carro armato sta ancora bene. L'equipaggio? No, mannaggia il cavolo che c'erano buttato verso me. Ma è quello a cui odio, sono già tutti belli piazzati che, se no, anche se li prendi di sorpresa, loro non si può girarsi perché è tu quello che devi fare strada, loro sono in perda. Ah, ma tu vuoi sapere una cosa che abbiamo visto con Batman degli anni 60? Parliamo di Batman che combatteva contro i poteri artisti. No, quella era Captain America. Ragazzi, ho un problema con le ruote. Ragazzi, qualcuno mi... Io sono morto, raga. Ragazzi, se vi faccio vedere come sono morto è stata la barzelletta. No, allora io non posso più. Io seguo Grievous, ma qua ci hanno proprio letteralmente piallato, comunque. No, comunque stavo vedendo io e Dictator Batman degli anni 60 e praticamente c'è stato una scena con Joker dove hanno parlato di un'opera teatrale italiana. Noi siamo rimasti come dei cretini a sentire un'opera teatrale italiana degli anni 60. E c'era quello là, i pagliacci. Non sapevamo che in una serie americana proposero una cosa del genere. La terza puntata, soprattutto, di Batman.
quello là che dice dei io però lo ammetto, io sono più bravo a giocare con le navi, con i carri armati gioco malissimo. Vabbè, quel carro armato. Sì. Spero che possa fare i parchi di War Thunder. No! Ma nelle mie schifezze infinite sono arrivato terzo, che ho ucciso un carro armato e basta. Vabbè, no, in realtà ne ho ucciso. No, vabbè, abbiamo fatto schifo. Allora, quelli ci hanno piallato. Cioè, parliamo chiaro proprio. Ci hanno piallato proprio prima. Cioè, già. Ci hanno messo a mostarda. Ci hanno schiacciato. Ci hanno messo a mostarda sopra. Ha detto un panino. E sì, hanno detto in questa partita voi farete i bersagli. E loro, no, voi farete le galline. E loro i cacciatori. Sì. Dai, parliamo proprio. Cioè, ci hanno proprio. Raso terra. Ridotti uno schifo. Raso terra. Ah, beh, lunghe e alte. Cosa ho vinto? Ho vinto un premio, sì. Sto per vincere l'estintore, pensa, per il Panzer 4, così quando esploderà male potrò spegnere l'incendio. Che tra l'altro il gioco mente, perché il gioco mette l'icona dell'estintore, come per dire sblocca l'estintore, ma in realtà il carro armato ha già l'estintore, perché proprio glielo vedo sopra l'estintore. Ora, a meno che sia un estintore finto, sai, no, tipo, lo premi e c'è scritto non avete la Wehrmacht... non l'avete caricato! Esatto, tipo la Wehrmacht non ha pagato per l'acqua, quindi l'istituto, cioè, sai, no, l'industria del popolo vi ha dato un estintore vuoto, così muori bruciato adesso. Madonna. Che cattiveria. No, oppure sai cosa? Ancora meglio, tipo, è un istintore caricato a panna montata. Lo puoi solo usare per condire i dolci, ma non per spegnere le fiamme. Ah, ragazzi, forse riuscirò a fare anche come si chiama? La live a tema Halloween, lo sapete? Ce la farò. Con i carri armati. No, a tema Halloween, quindi Dictator prepara che Halloween seratona horror generico. Giocheremo a tutto. Ah no, cioè allora se ci sto che possiamo farla Halloween, ci si sfonda di roba horror, eh? Sì, assolutamente. Tanto ci saranno le... Chi è che deve mettere pronto? Chi è che deve mettere pronto? Ma io devo mettere pronto, che sto sbloccando roba. Ah, ho capito. Sblocca. Tutto sblocca, sblocca. Ma io voglio prima o poi sbloccare contenuto. Perché io non riesco a sbloccare contenuto? Che tristezza. Ah, comunque avete visto nel Battle Pass cosa si sblocca? Che carro armato brutto. Cos'è? Non so neanche che carro armato è. Ma sembrava moderno comunque, però sì, è moderno. Madonna, è bruttissimo. Che cos'è sto coso? Non lo so, ho paura. È inquietante. Ah, comunque, Dictator, mi sono messo a seguire, siccome non sapevo abbastanza di cose tedesche, mi sono messo a seguire un canale di carri armati in tedesco, no? Tu sei pazzo. Proprio del museo. Sì, perché ho detto così, saprò l'opinione finalmente dei tedeschi, no? Perché io seguo sempre documentari che però sono raccontati dagli americani, sai, sono sempre un po' di sì. E allora tipo, cosa ne pensano i tedeschi dei loro stessi carri armati, no? Ed è bello perché c'è questo tedesco che è direttore di un museo, ma è cattivissimo. È come dicesse: ah, tu pensi che io solo perché sono tedesco parlerò bene di carri armati tedeschi? No, carri armati tedeschi facevano schifo. Era un troppo. E poi la gente pensa che noi tedeschi siamo sempre troppo tecnici e facciamo i cannoni. Carri armati tedeschi della seconda guerra mondiale. Dici? Sì. Ed è bello perché diceva il carro armato. Bello che fa. Voi pensate, si pensa sempre che il carro armato tedesco fosse complicato e tecnico solo perché era tedesco. E comincia a spiegare. Allora, i carri armati tedeschi sappiamo. Diciamo si sa. Il problema principale della manutenzione qual era? Il fatto del sistema, diciamo, del carrello rotante che sta sui cingoli. Perché se succedeva un danno lì, per cambiare dovevi smontare tutto. Sì, che tra l'altro ci tengo a precisare che questo problema è particolarmente pronunciato con la prima versione del Tigre, con l'H1. Panzer 4, Panther e Tigre. Perché a partire dal Tigre E, e poi che hanno continuato col Tigre 2, hanno introdotto un tipo di ruote che sono messe in maniera leggermente diversa. Ti ricordi Delta che te l'avevo anche fatto vedere quando... Quelle là ondulate fra di loro che fanno una reazione a movimento... Ok, ho capito. Sì, sono messi in maniera un po' diversa, ma sono più facili da togliere rispetto all'altra versione. Sì, mi ricordo che a catena, cioè a reazione a catena, ne togli uno e poi l'altro dalla presa. Sì, diciamo che hanno meno ruote perché sono, diciamo, hanno un involucro metallico che le protegge, quindi sono più resistenti e distribuiscono meglio il peso, sono meglio protette
e sono più facili anche da togliere con il primo attenzione che fa la fare. No, è bruttissimo questa posizione, raga. No, ma quello che volevo dire, dittatore, è che sto qua ha cominciato subito a dire: ah, voi pensate che i carri armati, che le cose sofisticate sono perché sono tedesche. E ha cominciato a spiegarmi il perché non è così nel modo più sofisticato possibile. Il modo più? Nel modo più tecnico sofisticato. Nel modo più tecnico, cioè lui ha cominciato a dire: non è vero che i tedeschi sono complicati. E ha cominciato a spiegarmelo nel modo più tecnico complicato possibile. Vabbè, no? Tutto normale. C'è una contraddizione in tutto ciò, c'è una mezza contraddizione in tutto ciò. No, ironia si chiama. No, è appunto, era per scherzo. Oh mio Dio, no, basta questi M1. Un M1 0. Che cacchio è? Un M10. Però è interessante, dittatore, perché gli americani parlano sempre di cose molto avvincenti, no? Invece i tedeschi sono estremamente tecnici. Cioè lui potrebbe andare avanti, una sera, sto qua, 20 minuti a parlarmi del... Gira intorno alla chiesa, bro, gira intorno alla chiesa, ce ne sta uno giusto qua dietro. Basta aprire tutto di più lei, sei più... scusa, però è mio. Vuoi fare retromarcia, ho sbagliato. Ah, sì, hai ragione, ce n'è uno. Se non l'hanno fatto saltare, ce ne stava uno qua dietro. Sì, eccolo. Ce l'hanno inquadrato. Bravo. Aia, io non lo riesco a bucare, non lo riesco troppo a bucare. Lontano. Vabbè, ma tu vuoi mettermi contro un Panzer 4, ferro. Ma secondo me questi carri armati però sono di livello un poco troppo alto rispetto. No, perché il livello è un pelino più alto rispetto a me. Madonna, sono rimbalzato tutto. Rispetto ai carri armati che teniamo noi, secondo me sì. Ma perché il tuo è livello 1 come anche il mio. Cioè questo qua è di livello 2, non riesce a tenerli in testa, ma appena riesce a fa qualcosa. Poi io metto una posizione. No, ma dai, mi hanno sparato. Sì, siamo in guerra. Vabbè, però, non è mai capitato prima. No, non mi è mai successo che mi sparo. Che cafone. Che qualcuno mi spari in guerra. Ti ho detto, sono tutti così gentili con me. A te ti fanno esplodere direttamente. perché sono un pericoloso. Se li colpisco con uno dei miei colpi, gli ci parte la torretta, probabilmente. Io sto giocando malissimo comunque, raga, No, pure io. Mi è aspettato uno scoop. Io lo ammetto, io non so giocare a questo gioco di carri armati. Sono bravo con le tattiche dei carri, ma sto gioco non ci si riesce a giocare. Ma là non puoi andare... là, questo gioco è molto bastardo perché abbiamo 2-3 livelli contro di noi. Più elevato. E poi sono tutti gli stessi veicoli, non trovo mai un veicolo inglese, un veicolo francese. Questo è strano motivo, vero? Chissà perché sono tutti tedeschi. Buona parte tedeschi o americani o tra virgolette. Tedeschi, americani e russi. Sì. E poi ci sei tu anche da porti in alto il buon nome dell'Italia. Della Lettonia, vabbè. Lettonagli. Grigus è una che fa con caro armata, perché ti sta sparando un aereo a fianco. È troppo basso, uno scoop, non riesco a beccarlo. Sì, che colpo. Guarda che arrivano i suoi colpi. Ma dai, non è possibile, un colpo mi distrugge. Là sì, colpo il secondo me c'ho ma secondo me c'è un livello troppo di differenza. Sì. Perché sì, non è possibile che... Cioè, un colpo e ti distruggono, non fai niente. Dai Delta, vai all'attacco, dai a quel capo di uno. Rendere l'altar, dai.
niente, io sto andando alla cieca senza problema. Tra l'altro, tanto il problema è un attimo dei cingoli. I cingoli sono un problema perché ogni volta che, cioè, tu puoi incoraggiare con quel carro armato, ma alla fine se ti buttano giù un cingolo sei perso. No. Aspetta, voglio fottere questo carro armato. Voglio fottere questo carro armato come ha fatto quello lì. No, volevo fottere. Volevo fare come hanno fatto con quello là nella, nella, che hai messo tu nella intro. Che vado, vado sotto e colpi. Ah, beh sì, chiaramente. Chiaramente andrò a finire così. Può funzionare, peccato che muoio male. Bene, sono morto malissimo. Compagni, dove siete? Fratelli, fratelli ciclopi? Agno commissario. Eccoti qua, no? Aia! Chi è che ti ha colpito? Un carro armato. Un M15, un M15, anche lui! Oddio, che bella skin, un M15, eccolo là, guarda. È la mimetica italiana. Ma cosa mi ha ucciso? No, dai, un cazzo di aereo. Pensi solo perché voli di essere speciale. Perché non hai visto quel carro armato russo con le ali? Aspetta, cosa? Ah, vabbè. Tu te lo ricordi, dittato, il carro armato russo con le ali? Carro armato russo con le ali? Sì, dica, aveva proprio un biplano attorno per paracadutarsi. Devo mandare la foto perché mi è nuovo. Vabbè, i russi ho visto che ogni volta che si tratta i carri armati li fanno volare. Allora, i russi hanno fatto tutto con i carri armati, tra cui anche il volo. Ci sei messo in una buona posizione, dittato. Cioè, no, io però ho preso l'aereo. Non sto usando il carro armato. Ah sì, fammi vedere che aereo hai. Ho preso il Folgore. Folgore? Perché è un nome familiare? Perché la Folgore è la famosa divisione del fanteria. Ci sta sparando alle spalle. Sei morto? Sì. Morto malissimo. Poi io posso schiacciare. Ma le io non li vedo, raga. Io non li vedo. No, sono tutti al B. Tutti al B. Infatti io adesso proverò una manovra tenaglia di inarrestabile inabilità. Vieni. Guarda cosa è passato, un aereo. Attacca il punto B! Ci provo. Davanti a te, bro. Lo so. Un Panzer 3, sì. Tu zoom un pochettino con la telecamera, con la visuale, non troppo. Guarda lo sgarro. Dove, vedi dove c'è il punto, la sezione punto B, là ci sta un carro armato, un Panzer. Questa volta il nemico si... L'abbiamo perso, peccato. Ma no, ma come? Ma se avevamo la vittoria in pugno. Se con la nostra potenza eravamo in arresto. Allora, comunque no, veramente no. Io sto gioco comunque, non ci so proprio giocare, non metto la mia. No, perché abbiamo alzato troppo, cioè io ho alzato troppo la sticella, adesso l'ho abbassato un po', però la devo abbassare ancora di più. No, mi spiace perché volevo sbloccare un po' di cose per il Panzer 4 che non uso. Eh no, ma secondo me tu devi. Noi dobbiamo ancora livellare a livelli 1-2. Ritorno indietro. Devi giocare assolutamente a livello 1 e 2, perché sennò becchia troppe bestie e non possiamo riuscire a fare punteggi. No, guarda, basso ancora, guarda, mi piglio il Panzer Formula 1. Ecco. Perché a quanto pare il gioco si basa su che unità hai? Io ad esempio tutti i livelli, ho uno di livello 2 e tutti i livelli 1, quindi meno male si può trovare il team, però se uno già gioca a livello 3 già ci frega, capito? Perché porti a livello 4 contro di noi. Che bello, posso potenziare l'artiglieria.